Bentornati su Pulizia Barca. Oggi giornata ventosa e senza sole sono le condizioni ideali per poter provare il Tech Wonder Combo Pack e lo proveremo su un pezzo di legno che è stato lasciato alle intemperie per circa un anno e mezzo e vedremo come si comporta e se riusciremo a ripristinarlo integralmente con l'intera linea Tech Wonder. Dunque, il primo passaggio è quello di andare a bagnare abbondantemente il legno. Dopodiché andiamo a prendere il flacone blu che consiste nel cleaner, ossia il primo campione pulente, e andiamo a stenderlo sulla superficie. La confezione è appunto questa qui, come potete vedere, da 1 litro e ha un comodo flaconcino che ha un tappetto che va forato appena dopo l'acquisto in modo tale da poterlo utilizzare senza ulteriori sprechi. Quindi abbiamo detto andiamo a stendere sulla superficie e con una spazzola morbida procediamo nel senso della venatura del legno. Quindi iniziamo a spazzolare. La Tech Wonder, contrariamente alle altre case, consiglia di andare nel senso della venatura, ma ovviamente con una spazzola morbida in modo da non danneggiarlo. Siamo a vedere anche le prime tracce di nero e di sporco che stanno andando via. Consiglio anche di bagnare la vetroresina circostante quando ci troviamo a bordo, poiché gli schizzi comunque spesso creano fastidi e quindi può essere scomodo una volta finito il trattamento trovarsi queste aree molto sporche sul legno. Dopodiché andiamo a risciacquare. In questo caso non so se in video si può notare, ma le condizioni del legno erano ancora piuttosto gravi, diciamo, e quindi faremo una seconda passata sempre con l'opzione pulente e lo stendiamo in modo un po' più abbondante e ritorniamo all'applicazione. Vedete, in questo caso, essendo il legno già in parte pulito, si crea una schiuma bianca e non grigia come in precedenza, il che significa quindi che abbiamo effettuato un buon lavoro in precedenza e quindi questa è solo una rifinitura, diciamo, principalmente di contorno. Quindi procediamo di nuovo a risciacquo. Risciacquiamo abbondantemente e ci prepariamo alla fase 2. Il vantaggio principale del Tech Wonder è che ha un'azione praticamente istantanea, quindi non abbiamo bisogno di tempi di attesa, non abbiamo bisogno di, appunto, di dover aspettare molto tempo e né di essere soggetti a condizioni climatiche particolari. L'unica precauzione che io consiglio sempre è di non agire comunque in pieno sole, perché comunque trattandosi di detergenti, comunque si parla di soluzioni acide e quindi potrebbe creare con temperature più alte un po' di problemi, soprattutto alla gomma quando è di scarsa qualità. Quindi passiamo, abbiamo detto, alla seconda fase, ossia quello lì giallo, che è lo sbiancante, e vediamo come agisce. Lo passiamo sulla superficie bagnata. Ops, qui ho dimenticato di rimuovere il tappo, quindi andiamo direttamente appunto dal flacone. Io preferisco applicarlo con una spugna in modo tale che posso stenderlo senza sprecare il prodotto. Vedete come l'aria trattata diventa subito più chiara, viene schiarita praticamente in modo immediato. Per questo anche l'azienda consiglia di applicarlo sul legno già bagnato in modo tale da non creare danni eventualmente. In questo caso il mio legno è molto danneggiato, molto invecchiato, infatti anche passando la spugna dal lato morbido, non so se in video si riesce a vedere, ma noto anche alcuni frammenti di legno che stanno andando via proprio in seguito all'azione anche della spazzola. Dopodiché andiamo a fare una seconda applicazione, estendiamo e finiamo di completare l'opera. L'azienda assicura che
oltre a un certo grado di sbiancamento, il legno non acquisisce comunque una colorazione più chiara, quindi possiamo stare tranquilli anche riguardo l'azione prolungata del detergente, ma proviamo anche noi, ad esempio, a fare una chiazza maggiore e a lasciarlo agire per qualche secondo in più e vediamo come si comporta. Possiamo vedere che mentre prima appunto il legno era subito sbiancato, è stato sbiadito subito, adesso non cambia affatto colorazione perché appunto il detergente ha fatto la sua azione e si è fermato a un certo grado di colore. Quindi diciamo che anche la fase 2 è prettamente estetica e una scelta di gusti personali, se avere il legno trattato oppure lasciarlo un colore un po' più naturale o magari appunto sbiancarlo così. Dopodiché passiamo al risciacquo con abbondante acqua, in modo tale che, essendo comunque anch'essa una soluzione acida, evitiamo che con temperature più alte, magari lasciandolo agire al sole, potrebbe creare un po' di problemi anche alla superficie e soprattutto alle gomme. Quindi sciacquiamo molto abbondantemente e, come già detto, consiglio anche di bagnare abbondantemente anche la vetroresina circostante per evitare problemi. Consiglio anche di fare una prova in precedenza, prima del lavoro da fare a bordo, su una piccola area e vedere anche come si comporta, perché come già detto le gomme possono essere di diversa qualità, possono essere di diversa applicazione e anche ogni barca ha una storia a sé. Quindi diciamo che se io ho una barca che è stata molto anni alle intemperie e l'ho acquistata da poco e non conosco, diciamo, l'origine né come è stato applicato il legno, allora è bene fare una prova in precedenza perché potrei avere anche problemi ed effetti collaterali dovuti appunto alla bassa qualità della gomma. Dopodiché finiamo di risciacquare e facciamo le valutazioni del caso. Dunque, già col legno bagnato possiamo fare le prime considerazioni, possiamo vedere come quest'area abbia un distacco netto rispetto all'altra non trattata. Quindi il prodotto agisce in maniera molto rapida ed efficiente e lo consiglio quindi tutti coloro che hanno bisogno di ripristinare il proprio legno a bordo, ma con le dovute precauzioni, ossia utilizzare i guanti e stare attenti alle esposizioni prolungate alle alte temperature, poiché appunto possiamo avere effetti collaterali sui gomenti o anche sul legno in caso in cui si tratti di prodotti di scarsa qualità dovuti a un'installazione fatta in modo errato, per esempio, o anche in caso di legni molto vecchi, quindi di cui noi non conosciamo la storia. Per il resto mi sento di consigliarlo appunto senza alcun problema e l'unica precauzione appunto è quella di indossare dei guanti. Per ora è tutto, grazie e ci vediamo alla prossima recensione sempre su Pulizia Barca.